Ciao a tutti unicornine e unicornine, e benvenuti e bentornati in questo nuovo video. Allora, oggi avete letto il titolo, andiamo a fare il back school. Back to le school. Back to school. E niente, facciamo chi inizia? Sasso, carta, forbici. Ah, ti ho preso in serio. Vai, lo fai veloce. Allora, questo qua lo vedo alla fine. Iniziamo con i quaderni. Quadernini. Allora, piccolini. Questo quaderno della Color Book è per matematica. Giro. Vedete così con queste cose qui. Appunto, io quest'anno devo andare in prima media. Scusatemi, in seconda media. Io nella terza B. E lei in terza elementare. Sì, capito. Niente, andrò in seconda media. Questo sarà il quaderno per matematica. Vedete come scusate che ho messo solo questo. Perfetto. Poi c'è questo qua, Serena, aspetta. D'italiano, della Color Book sempre. Questo qua, ho preso quest'anno tutti i colori pastellosi e lucidi della Color Book. I miei sono aspetta. Un po' uguali a lei, però. Azzurri. Vabbè, poi tutti gli altri, c'è questo, azzurro. Poi c'è questo qua verde. Ne ha 5, 6, 7. No, azzurro e rosa. Ne ho presi 7, 3. Sì, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, contando quello questo qua. Questi. E niente, ne ho presi 7, però ce ne ho anche altri. Aspetta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, poi per arte i disegni che vorrei fare tanto lo stesso. Per arte ho preso questo, anche se tenevo un altro album per nuovo. Fare... Aspetta, questo qua anche se tenevo un altro album nuovo. E poi questo qua per tecnologia, anche se lo tenevo nuovo. Va bene, avrò due, vedete, è molto carino. Se questo serviva per fare insieme. Poi, la mia cartella è questa, uguale a quella dell'anno scorso. Sono un po' estremi. Della 7 reversibile, diventa viola. Solo è qua. E faccio vedere. Io? No, aspetta. Ah, giusto. Ancora. E dentro c'è il mio diario della BU di Elisa Maino, vedete? Molto carino. Questa vi ho fatto vedere nel video. Poi c'ho molto questo carino, che è dell'anno scorso con tutte le dediche delle mie migliori amiche. E dentro c'ho tutti gli evidenziatori. La colla e il bianchetto. Allora, la colla è questa qua giotto. Bianchetto. Ma poi io ho tutto. C'ho tutti gli evidenziatori della Stabilo. Allora, c'ho questo qua verde, neon. Questo qua, diciamo... Aspetta. Questo qua blu, diciamo, pastello. Questo qua verde pastello. Questo qua fucsia neon. Non si vede dal video, si vede molto più chiaro. Questo qua arancione neon, questo qua rosa pastello e questo qua viola pastello. Ne ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfetto. Io? Aspetta. Carino. Devo finire. Allora, poi ho questo qua, che è il portapastelli dove tengo le penne, le matite, la gomma, vedete, è molto carino. Con, vabbè, le forbici, il temperino, la gomma per cancellare. Poi ho preso questa cosa, che non so come si chiama, della Stabilo, che è tipo un pennarello verde acqua. Molto carino. Poi ho preso una matita normale, penso sia, sì, è HB.
Poi ho preso la matita per l'arte, la matita per tecnologia, la penna blu e la penna rossa. Ok, sì. Un altro devo fare io. E me ne metto a posto, ragazzi. E poi infine c'è questo, che è dell'anno scorso, con i pastelli dentro. Con i pastelli dentro ci devo mettere ancora i pennarelli. No, è velocissimo. Infine c'è la cartellina di arte e tecnologia. È tutto bianco, ma quello c'è la scoperta. Con le due squadre per tecnologia, anche se sono anche per arte. Si rompe. La riga da 60 cm. Oh mio Dio. Appunto i due album di arte e tecnologia nuovi. E la cartellina con i disegni. E niente, adesso comincerà Back to School di Serena.